il Quirino, il Duse, la Pergola ed il Valle sono stati dimessi e morto Leti, e che palle. Beh, per quanto riguarda il Teatro Valle, beh sì, troppi soldi, non si può fare, si può fare, non si può fare, si può fare, non si può fare. Meglio venderlo a un privato, perché no, perché no, perché no. Ma meglio darlo a un fidato, che ne so, uno che vada al fatturato. Ma no, noi pensiamo che si possa fare, non si può fare, si può fare, si può fare, non si può fare. Sottile la linea tra il pubblico e il privato. Poca differenza tra un teatrante e un deputato. Tu che vinci il bando sei un imprenditore amico, ci guadagno pure io, il che è fico. Beh sì, solo che i soldi privati si può fare, non si può fare, si può fare, non si può fare. Ma noi diciamo che si può fare perché i costi del Teatro Valle sono questi qua: utenze all'anno 53.000 euro, elettricità 2.000 euro per la sacra acqua, 12.000 euro, pochi, riscaldamento, cioè gas, 22.000 euro per il telefono, ma ci si può anche organizzare, 20.000 euro manutenzione ordinaria tra tre ditte, impianto elettrico, idraulico e sicurezza aria, 10.000 euro manutenzione a misura, se si rompe una tenda, una porta, un uomo pagato che la ripara, 8.000 euro gestione botteghino, casse autorizzate dalla SIAE, un ingegnere che della sicurezza ha la responsabilità, guadagna 1.600 euro l'anno, non mi sembra una grande quantità, 14.000 euro assicurazione, un furto, un incendio, un suicida, spettatore, poi ci sono questi 22 lavoratori, 30.000 euro a persona, ma che per questi tecnici e queste maestranze meriterebbero milioni, 195.000 euro pubblicità, 100.000 euro contratti a termine con dignità, queste sono le spese vive del Teatro Valle, il fatto che solo un privato se ne possa occupare sono delle palle. Il costo di questo teatro è 1.200.000 l'anno, non ci si paga neanche la metà dei parenti d'Alemanno. Sembra molto più importante investire in qualcosa di sano, che sia un bene comune, umano, che circola nei cervelli, e questa rima ve la faccio in diretta perché non ci avevamo avuto tempo, ma siete tutti molto belli.